Grande successo per la seconda edizione ai campi del Padel Mania al porto turistico di Pescara del torneo con protagonisti i grandi campioni del calcio. In finale ha vinto la coppia composta da Baronio e Budel contro Fiore e Matri. Tantissimo entusiasmo, tantissimi applausi per Francesco Totti, Daniele De Rossi, Cristian Vieri, il CT della Nazionale Roberto Mancini. L'appuntamento è già per il prossimo anno, intanto noi con le immagini e il montaggio di Diego Martelli vi facciamo ascoltare tutti i protagonisti del torneo ai campi del Padel Mania. Coppia vincente a questo torneo di padel, intanto partiamo dal pomeriggio, bello bello bello. Bellissimo, per me è il primo invito dopo la prima edizione, quindi ringrazio Gigi che ha fatto una cosa splendida a livello di organizzazione. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con Gigi, è stato un evento stupendo, è arrivata un sacco di gente per vedere, bello perché ritrovi un po' tutti i tuoi ex compagni e avversari, quindi, e in più abbiamo vinto, è meglio ancora. Poi tra l'altro però qualcuno ci ha detto che qualcuno dei vincitori di oggi ha un centro di padel, è troppo più forte degli altri. No, non è vero, non è vero. Ho un centro di padel, questo è vero, questo sicuramente, ma non è vero che sono più forte degli altri. Quindi ringraziamo Gigi di questo invito, giornata stupenda, ben organizzato il torneo, tanti grandi compagni, ex compagni, campioni, quindi bellissima giornata e ringrazio il mio compagno. Torneo davvero molto bello, Francesco. Sì, un torneo bellissimo organizzato da Mister Di Biagio e poi è sempre bello ritrovare i vecchi amici dopo tanto tempo. Come va Totti a padel? La cavicchia, benino dai. Vediamo un po', facciamo un pronostico, chi vincerà oggi? Chi vincerà? Mo non lo posso dire, ma io già lo so che vince. Aiutaci. Di Livio Chimenti. Di Livio Chimenti, vieni Angelo, vieni, vieni. Pronostico di Totti è chiaro. Pagata, c'è una pagata, c'è una pagata. Avessi mai giocato? No, io Di Livio viene in trasmissione con me quando con Gabriele De Bari lo chiamiamo. Come no, sì, certo, Gabriele, grande Gabriele. Lui è bravo. Bravo? Bravo. A studio è bravo. Come il destro di Totti in campo? No, no, ormai quello no. Ed invece il presidente Sebastiani che ti senti di dire? Il presidente è grande persona, grande uomo e siamo contenti di essere qua. Questo torneo organizzato anche da lui. Ci sentiamo dopo, ciao Francesco. Grazie. Un pomeriggio di festa con grandissimi campioni, insomma, un pomeriggio davvero ben riuscito. Sì, sì, assolutamente sì, e per questo devo ringraziare la squadra che ha organizzato il tutto con a capo Gigi, che chiaramente lo sapete è mio socio in questa attività insieme a Vincenzo Marinelli. Ma un grazie particolare va veramente al gruppo di lavoro, a partire da Valtenio, Franco, mia figlia Maria Cristina, Pietro, Vincenzo, sono tutte persone che si sono adoperate in questo ultimo mese per organizzare questo evento che era già stato fatto l'anno scorso, purtroppo eravamo all'uscita dal Covid, quindi non c'era la possibilità di ospitare tanta gente, invece oggi la città ha risposto molto bene, anche perché abbiamo deciso di donare il ricavato di questo evento all'AGBE, che è un'associazione molto seria, così come ce ne sono tante altre. Questa volta abbiamo scelto l'AGBE e quindi sono felice per questo. Sono arrivati i complimenti da tutti, Gigi Di Biagio, per l'organizzazione e anche per l'idea, perché non era così facile portare grandi calciatori qui in un torneo così affascinante. No, sarà abbastanza semplice, perché poi quando ci ritroviamo stiamo bene e abbiamo fatto delle bellissime partite e abbiamo fatto felici tanti bambini e tanta gente, perché poi il ricavato, anzi ringraziamo tutti coloro che hanno aderito, il ricavato andrà all'AGBE, che è la Onlus di Pescara, per aiutare i bambini che hanno dei problemi, e quindi comunque siamo contenti doppiamente, direi. Tanta gente, tanto pubblico, bel sole, belle partite, quindi grazie a Pescara e grazie a tutti coloro che sono venuti.